Ciao a tutti! Oggi voglio insegnarvi una tecnica di meditazione che è tra le mie preferite e che serve non solo per raggiungere una maggiore armonia con se stessi, ma anche per andare poi a guarire le nostre ferite interne con dei metodi che vedremo poi. Questa tecnica si chiama la tecnica della rosa e l'ho presa dal libro intitolato Il monaco che vendette la sua Ferrari. È un libro molto bello che parla di come risvegliare la propria mente e come imparare ad utilizzare i propri pensieri. E questa è una delle tante tecniche che sono descritte nel libro. Vi do la mia versione riassunta della tecnica e vi spiego come la faccio io, regolarmente. La cosa da fare per questo esercizio è trovare un fiore oppure una foglia, di più o meno di queste dimensioni, o anche più piccolo. Non è fondamentale che tipo di oggetto trovate, potete anche usare un sasso o qualcosa di diverso, però questo esercizio funziona al meglio con un fiore, oppure con una foglia. Trovato l'oggetto, lo teniamo di fronte a noi in questa maniera. Ora, per fare questo esercizio, noi focalizzeremo tutta la nostra attenzione su questo oggetto e solo su questo oggetto per 5 minuti. Questo significa che per 5 minuti tutta la nostra attenzione dovrà essere rivolta a questo oggetto. Quindi lo osserveremo guardandolo nei suoi particolari, nei suoi dettagli, nel suo colore, nelle sue forme, senza distogliere la nostra attenzione né i nostri pensieri su qualcos'altro. Ad esempio, se mentre faccio l'esercizio mi arriva un pensiero che riguarda qualcos'altro, per esempio, devo ricordarmi di riturare il bucato dalla lavanderia, allora annulleremo questo pensiero, lo elimineremo e andremo a rifocalizzare tutta la nostra attenzione sull'oggetto. Quindi distogliamo tutti gli altri pensieri dalla nostra mente per focalizzare tutta la nostra mente interamente sull'oggetto. Ok, vi faccio vedere più o meno funziona così. Questa era una piccola dimostrazione, però dovrete farlo per 5 minuti. Questo esercizio è estremamente utile per allenare i muscoli della mente che servono a controllare la nostra capacità di focalizzarci e inoltre la nostra capacità di controllare il fulcro dei nostri pensieri. Quindi ci aiuterà tantissimo non solo per la nostra salute mentale, ma anche poi per andare a guarire le nostre ferite interne con dei metodi che vi farò vedere più avanti. Grazie a tutti, spero che questo video vi sia stato utile e spero che inizierete subito a mettere in pratica questo esercizio. Ciao ciao!